Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Sanità territoriale, la trincea travolta dal Covid, medici di base isolati, assistenza domiciliare trascurate, assenza di presidi, cosa ancora non funziona appunto in Lombardia. È il punto centrale delle strategie di politici e amministratori per far fronte ad un'eventuale seconda ondata di contagi. Ma il cambio, soprattutto per il modello lombardo, deve essere strutturale, richiede tempo e i disagi sono decine. Medici di famiglia senza protezioni e con pochi poteri, unità speciali che non sono riuscite a coprire tutto il territorio e un'assistenza domiciliare che in molte zone è tuttora gestita a discrezione degli enti. Lavorare così è demoralizzante, lo raccontano appunto le voci di chi è ancora in prima linea. Conte e Gualtieri fanno le consultazioni, tregua per gli stati generali, l'immagine dell'armistizio e la coppia appunto per sminare quegli stati generali dell'economia che avevano irritato il PD e frastornato un pezzo del Movimento 5 Stelle. Presidente del Consiglio Giuseppe Conte convoca uno per uno tutti i ministri per avere spunti e suggerimenti nel segno di una collegialità ostentata appunto, e al tavolo si presenta affiancato da Alessandro Rivera. Riforma dello sport, spadafora al lavoro col sul testo, PD e Renziani in aiuto di Malagò, il nodo restano appunto le competenze da restituire al CONI. Il ministro dello sport deve scrivere i decreti attuativi da portare in Consiglio dei Ministri, sarà lui a ridisegnare l'intero sistema sportivo italiano. Gli ostacoli arrivano però soprattutto dalla maggioranza, con Dem e Italia Viva in soccorso delle istanze del Comitato Olimpico svuotato da sport e salute. La proposta del ministro è dotare il CONI di una sua pianta organica, così da restituirgli l'autonomia perduta sul piano del personale, ma a nessuna nuova società di servizi. Ex Silva in stallo, tempi lunghi per il Green Deal e nessuna alternativa industriale, il governo è costretto a non rompere del tutto con Mittal, l'esecutivo sostiene di essere pronto a tutto per evitare il disastro occupazionale, ma non ci sono player dell'acciaio che potrebbero sostituire i franco-indiani, così il salvataggio passa non solo dai fondi europei, ma anche per forza attraverso un accordo con l'azienda che ha già cambiato più volte idee e progetti. Una corsa contro il tempo nello scetticismo dei sindacati e la rabbia degli operai da quasi un decennio al lavoro in un clima di incertezza mentre l'impianto marcia al minimo da mesi. Luigi Cesaro, le accuse della DDA, interfaccia del clan Puca. Il pentito dice per manipolare la campagna elettorale mi diede 10.000 euro secondo la DDA di Napoli a partire dal 2003, ma in particolare per le elezioni del 2007. Dal 2007 in poi il parlamentare di Forza Italia ha concordato con esponenti del clan Puca la formazione di lista elettorale dei candidati alle cariche elettive, un'azione portata avanti e finanziando in tutto o in parte la compravendita dei voti. Un collaboratore di giustizia racconta come truccavano le elezioni. Ai soggetti contattati davamo 50 euro, mentre al galoppino rendeva 10 euro. Il parlamentare nega tutto e si dice esterrefatto. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus, un solo positivo nelle ultime 24 ore. Il bollettino dice così, sale a 4.834 il numero di positivi dall'inizio della pandemia. Una sola persona è stata trovata positiva al coronavirus a seguito dell'analisi dei tamponi nelle ultime 24 ore. A renderlo noto è il bollettino della Protezione Civile che ha pubblicato il risultato delle analisi dei 2.640 tamponi odierni. Sale a 4.834 il numero totale dei positivi in Campania dall'inizio della pandemia. In totale sono 223.302 i tamponi analizzati dall'inizio dell'emergenza. Esami di maturità, il via lo screening a tappeto, un segno ulteriore di attenzione al mondo della scuola nell'ottica della sicurezza, spiega De Luca. È partito appunto ieri mattina il piano Scuole Sicure varato dalla Regione Campania
e dall'unità di crisi regionale, attuato con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale, per l'esecuzione che avviene su base volontaria dei tamponi rinofaringei a tutto il personale scolastico impegnato negli esami di Stato che a breve avranno inizio sul territorio regionale. Notizie da Treviso e dal Veneto. Ancora maltempo a Follino, strade bloccate e famiglie rimaste isolate. Una famiglia con due bambini è rimasta isolata in via Valalta, è stata raggiunta dai vigili del fuoco a piedi e messa in salvo. Treviso, volontaria ventenne, muore per una crisi epilettica. La famiglia Visentin di Santa Bona è molto nota. Fatale la malattia di cui Laura soffriva fin da piccolo. Inutile, insomma, la corsa in ospedale. Malore dopo la sniffata caccia al pusher che ha venduto la dose. Ha aperto un'inchiesta sulla vicenda della 18enne di Monfumo, ancora ricoverata in prognosi riservata a Castelfranco. Le indagini si starebbero concentrando su uno spacciatore della zona. Zaia dice che in Veneto nessun paziente Covid nelle terapie intensive. La prima volta che succede dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Nel punto stampa di martedì 9 giugno continua a far discutere il tema delle elezioni regionali. Operazione contro l'andrangheta, arresti e perquisizioni anche nella Marca, disarticolata dalla Polizia di Trento, una cellula da anni operante a Bolzano, emanazione, seppur autonoma, dell'andrina italiano Papalia di Delia Nuova in provincia di Reggio Calabria. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. A Campo Formido spunta una bomba d'aereo americana. Gli artificieri del terzo reggimento guastatori di Udine hanno neutralizzato l'ordigno. Sono stati appunto allertati dalla prefettura di Udine e hanno effettuato questo intervento di bonifica da residuati bellici appunto della Seconda Guerra Mondiale. Gorizia al lavoro per far ripartire la scuola. Nel frattempo, da lunedì 15 partono i centri estivi. Zibern ha detto: nessuno rimarrà escluso. Eccomi di nuovo con voi, cari amici, dice, per raccontarvi un po' di cose e condividere pensieri e azioni. Inizia così appunto il sindaco di Gorizia, Rodolfo Zibern. Non lo leggo, c'è una forte preoccupazione per il futuro economico dell'Italia, ma anche per le strategie riguardanti i settori fondamentali per il Paese, come la scuola. È proprio in momenti come questo che il sistema istruzione deve essere rafforzato e rinnovato per mettere in grado le giovani generazioni di affrontare al meglio le grandi sfide che stanno loro di fronte. Orinano nel cimitero di Latisana, sono stati presi grazie alla segnalazione di un cittadino. Due persone sono state denunciate per vilipendio delle tombe. Orinano più volte insieme nelle sepolture dei defunti del cimitero di Latisana, ma vengono notati da un cittadino che informa subito la polizia locale e intercomunale Riviera Bassa Friulana. Coordinati dal comandante Nicola Salvato, gli agenti hanno avviato subito una serie di accertamenti, aprendo un'indagine d'iniziativa per vilipendio delle tombe. Attraverso l'individuazione fotografica sono stati identificati gli autori del reato, che sono un 27enne e un 51enne, entrambi residenti a Latisana. Sono stati denunciati a piede libero. Sacile, grosso albero cade nel parco di Via Trieste. Si tratta di uno degli effetti dell'ondata di maltempo che ha duramente colpito il comune. In corso la conta dei danni. Un albero di grosse dimensioni in seguito al maltempo degli scorsi giorni è caduto appunto ieri intorno a mezzogiorno in Via Trieste Sacile, nel parco che accoglie il monumento ai caduti. Finge di voler fare acquisti ma ruba collane per 17.000 euro, furto con destrezza in una gioielleria dell'Interland udinese. Si cerca una donna sulla quarantina, furto con destrezza in una gioielleria dell'Interland udinese appunto, che nei giorni scorsi una donna è entrata nel negozio e ha chiesto alla titolare di vedere alcune collane in oro dicendo di volerne acquistare una. L'esercente ha esposto sul banco le catene per poi riporle quando la cliente è uscita dalla gioielleria senza fare spese. Almeno così credeva. In un secondo momento, infatti, controllando i preziosi, si è accorta che mancavano diverse collane.
Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.